Siamo in collegamento con l'assessore alla salute e al verde del comune di Napoli, Vincenzo Santagata, e anche presidente dell'Ordine dei Farmacisti. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovato, assessore. Grazie a voi per l'invito. Allora, assessore, oggi è una giornata importante perché dopo 2 anni cessa lo stato di emergenza, si ritorna lentamente alla normalità dopo la pandemia. Naturalmente non dobbiamo pensare che si tratta di un liberi tutti, ancora prudenza e rigore. Vogliamo dirlo ai nostri telespettatori? In altri tempi sarebbe stato facile dire che non è un pesce d'aprile, visto che oggi è il 1º aprile, però ha detto lei benissimo. Nella sua introduzione non è un liberi tutti, è cambiato quello che è l'atteggiamento, diciamo, quello che è, diciamo, la virulenza del virus Covid-19, tant'è vero che come è noto nelle ultime settimane c'è stato un grosso incremento per quanto riguarda questa variante Omicron 2, però a differenza, diciamo, delle precedenti varianti, pur avendo una trasmissibilità elevata, per fortuna per i soggetti vaccinati, diciamo, gli esiti sono molto, molto lievi. Più del 90% dei soggetti contagiati, diciamo, sono asintomatici. Quello che io chiedo è di non abbandonare, di continuare a utilizzare laddove è richiesto l'uso dei dispositivi di protezione individuale, anche se penso che questo tipo di impiego oramai faccia parte anche della nostra cultura come cittadina, a prescindere dal Covid. Io personalmente continuerò a utilizzare il dispositivo laddove ritengo, ecco, che sia necessario. L'ordine che le rappresenta è stato molto protagonista in questi 2 anni di pandemia al fianco dei cittadini in un momento di grande difficoltà. Il loro impegno sul territorio proseguirà, infatti, insomma, continueranno a fare tamponi perché i tamponi sono necessari per una diagnosi anche differenziale, tamponi che non si faranno più negli studi medici con il cessare dell'emergenza, per cui, insomma, ancora uno sforzo per questa categoria. Noi penso che l'impegno nostro è continuo e sarà continuo in un'ottica anche di una diversa organizzazione della sanità territoriale. La farmacia come presidio di prossimità ha dimostrato, ecco, di poter dare delle risposte all'interno di una rete di salute, in piena collaborazione e sinergia con gli altri operatori sanitari, sicuramente dovrà dare un contributo, diciamo, concreto, ma soprattutto nell'ottica anche di quella che sarà la funzione e il ruolo della farmacia e del farmacista. Non dimentichiamo che il PNR prevede anche la costituzione, l'organizzazione delle case di comunità, dell'ospedale territoriale, ma soprattutto dello sviluppo della telemedicina, che può avvenire anche attraverso, diciamo, le Certo, e veniamo a un altro tema farmacie. Ma importante, giusto, un importante. nuovo, giusto per dare anche un dato su quella che è stata la concretezza, a prescindere nella prima fase, poi, diciamo, si è evoluto anche il ruolo della farmacia, così come si è evoluto il virus in questi 2 anni. Voglio solo affermare che presso le farmacie napoletane sono state fatte più di 400.000 vaccinazioni. Questo è un dato importante che ha contribuito sicuramente alla messa in sicurezza dei cittadini. Assolutamente, insomma, parliamo di un altro argomento molto importante che si interfaccia poi anche con il benessere e la salute dei cittadini. Il verde pubblico deve essere curato, deve essere fruibile. Una città verde significa una città che ha una migliore qualità della vita. C'è un'importante iniziativa, potranno controllare stesso i cittadini i lavori che si effettuano su ogni area verde, grazie ad un progetto messo in campo proprio dal suo Sì, assessorato. come avevo detto presso, diciamo, il suo studio un mesetto fa, che stavo realizzando una mappa georeferenziata di tutti gli interventi di riqualificazione del verde orizzontale e di pulizia. Sono da 15, da 2 settimane, c'è questa possibilità che ogni cittadino può accedere attraverso il sito istituzionale del comune, nell'area tematica del verde. C'è questa mappa georeferenziata dove sono riportati tutti gli interventi che da 1º gennaio sono stati effettuati, sia per singola municipalità, ma per tutte le 10 municipalità e anche mese per mese. Ad oggi sono state effettuate 98 interventi di riqualificazione, che è un numero veramente inaspettato, ma io ci credevo, se consideri che nel 2021 sono state fatte
più o meno 100-130 interventi. Quindi solo noi in 3 mesi abbiamo eguagliato quello che è stato fatto, diciamo, nell'anno precedente. Ma la cosa fondamentale è che il cittadino può andare all'interno del sito di proprio interesse, cliccarci sopra, esce la scheda di lavorazione di chi è stato l'esecutore tecnico, che giorno è stato fatto, come è stata trovata e come è stata lasciata. È un modo anche di partecipazione per il cittadino, in modo tale, ecco, che possiamo contribuire con la piena sinergia da parte nostra, il dovere, e lo sottolineo, il dovere di ridare e di ripulire il verde per la comunità napoletana, dall'altra però anche, diciamo, il dovere da parte del cittadino di contribuire, diciamo, a mantenerlo pulito. Su questo mi permetto anche di aggiungere un'altra iniziativa, e siamo l'unica città d'Italia che partirà, penso, la prossima settimana, che i percettori di reddito collaboreranno alla raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle aree verdi. Così andiamo a chiudere, diciamo, questo ciclo. Il comune, diciamo, pulisce, poi attraverso i percettori di reddito, e mi auguro che possa rappresentare per loro anche un'opportunità di lavoro nel prossimo futuro, dovranno per 8 ore settimanali, verranno assegnate delle aree specifiche e loro dovranno provvedere alla rimozione del rifiuto indifferenziato. A loro sarà fornita un'app in modo tale che sarà monitorato quella che sarà la loro attività, e anche questo rientrerà in questa mappatura georeferenziata, in modo tale da dare piena partecipazione e piena visibilità ai cittadini. Certo, Assessore, in questi 2 anni si è parlato tanto di Covid, trascurando le altre patologie che sono altrettanto, se non più importanti, del Covid stesso. Mi riferisco anche al diabete. Il 64% delle persone diabetiche vive nelle grandi città, perché il diabete è una patologia che va assolutamente curata, anche con modificando delle abitudini di vita. Bisogna investire, perché il diabete è una patologia poi che ha un costo sanitario alto, ed è anche una patologia grave, chiaramente. Certo, la patologia nella prima fase è anche abbastanza silente, quindi, diciamo, genera dei danni in modo silente. Ma questa c'è una bella novità: proprio ieri il sindaco Manfredi, diciamo, abbiamo presentato attraverso una conferenza stampa questo importante progetto, dove la città di Napoli rientra insieme alle altre città d'Italia nella cosiddetta metropolitana di prevenzione del diabete, attraverso una serie di iniziative che, come lei ha accennato, saranno rivolte alla formazione, all'informazione, alla sollecitazione di percorsi, diciamo, di stili di vita adeguati. Ecco, dobbiamo ridurre quella che è questa maglia nera che purtroppo la Campania ha. Noi non dobbiamo dimenticare che la dieta mediterranea è nata nei nostri territori, però oggi abbiamo la maglia nera per quanto riguarda l'obesità pediatrica. Tutto questo è legato chiaramente a cambi di stili di vita, ma soprattutto forse una poca attenzione da parte delle famiglie. Ma noi dobbiamo, ecco, fare informazione e formazione. I bambini vanno seguiti per quanto riguarda una corretta alimentazione, ma vanno anche spronati a fare attività fisica. Ecco perché il verde c'entra molto, anche fortemente intercorrelato con la salute. Garantire e ripristinare degli spazi verdi che possono essere, diciamo, frequentati non solo per uno sviluppo cognitivo migliore per quanto riguarda i bambini, ma soprattutto anche per favorire l'attività fisica e ridurre queste patologie croniche, come lei giustamente ha detto, hanno anche un costo sociale per tutta la comunità. Su questo ho un progetto, ecco, che sto valutando, quello di generare, diciamo, dei percorsi adatti per il paziente diabetico, percorso per il paziente iperteso, percorsi per il paziente obeso. Su questo stiamo studiando con i tecnici dell'assessorato come realizzarli e dove realizzarli, ma la mia idea è cercare di individuare delle aree non solo all'interno di spazi verdi, ma anche al di fuori, in modo tale da dare, diciamo, attraverso un'accurata segnaletica, degli indirizzi, ma soprattutto una sensibilità da parte dell'ente, del comune, che cerca di prendersi cura dei cittadini a 360 gradi. Allora, Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo. Naturalmente, quanto prima ci ritroveremo in studio all'ente di ingrandimento per fare un focus più dettagliato su salute e verde. Grazie e arrivederci. Grazie a lei e grazie ai telespettatori.